Grazie Presidente. Non riesco a capacitarmi di come sia possibile che il Presidente del Consiglio, l'uomo che deve governare il Paese, ci stia facendo perdere il nostro tempo. Sarebbe stato più utile che ci avesse cantato una canzone che scalda il cuore, piuttosto che venire qui in quest'Aula a raccontarci il nulla. Mi vuoi spiegare qual è il senso di questa pagliacciata inutile? Doveva forse ringalluzzire un po' questa farsa dei mille giorni che si sta delineando come l'ennesimo flop? Ha bisogno delle televisioni e dei giornali che ne parlino ancora un po', nella speranza che i cittadini se la bevano? Sono stato qui ad ascoltarla molto attentamente, Presidente, sono molto preoccupato. Non per me, ovviamente, neanche per lei. Io sono preoccupato per il mio Paese e per il futuro dei nostri figli. Sono angosciato nel vedere un Presidente del Consiglio che fa il saccente e che se ne va in giro in Europa a sbuffoneggiare mentre prende a sberla a destra manca. Lo sa cosa succede quando il Presidente di un Paese va in Europa col cappello in mano e di tutta risposta riceve una bacchettata sulle mani? Lo sa cosa accade quando lei va a testa bassa da Mario Draghi che le dice di fare come dice lui, altrimenti le riforme nel nostro Paese le farà la Banca Centrale Europea? Lo sa quali sono le ripercussioni per i cittadini quando le sue promesse si trasformano inevitabilmente in una farsa? Succede che i cittadini, gli italiani, sono costretti a subire l'ennesima austerity, succede che il prodotto interno lordo va in caduta libera, stimato alla meno 0,4%, succede che il Paese si ritrova con un livello di disoccupazione senza uguali nella storia del nostro Paese, il 12,3% è purtroppo in aumento, succede che i livelli di povertà assoluta raggiungano livelli allarmanti, il 7,9%, e anche questo purtroppo in aumento. Lei non è stata in grado di portare a compimento neanche un decimo delle mirabilanti promesse spiattellate a mezzo tweet. E oggi ha la faccia tosta di venire qui a imbonirci con l'ennesima balla, mille giorni. Ma sta scherzando o dice veramente sul serio? Mille giorni? Crede veramente che si possa anche solo minimamente pensare di credere alle sue parole e alle sue premesse dopo i risultati devastanti che ha incassato nei suoi primi 210 giorni? Signor Presidente, chiedo un attimo d'attenzione. Signor Presidente del Consiglio, lei è in carica da ben 210 giorni. 210 giorni devastanti per questo Paese. E lei viene qui in quest'Aula a farci la sua passerella e a parlarci di quello che vorrà fare nei prossimi mille giorni. È sicuro che non avrebbe potuto fare niente nei suoi primi 100 giorni? È strano perché avrebbe già potuto fare una spending sulla retribuzione dei suoi parlamentari invece che sulla salute. Sa da quanto tempo gli italiani aspettano una cosa del genere? Il Movimento 5 Stelle nei primi 100 giorni ha restituito ai cittadini 1,5 milioni di euro, mettendoli in un fondo per agevolare il credito delle piccole e medie imprese. Non critichi questa nostra attività, ma provi a farlo fare ai suoi dipendenti, ai suoi deputati e ai suoi senatori. In 100 giorni avrebbe potuto fare un reddito di cittadinanza che l'Europa ci chiede da 12 anni, signor Presidente. È 12 anni che l'Europa ci chiede di fare un reddito di cittadinanza. In 100 giorni avrebbe potuto eliminare le pensioni d'oro, in 100 giorni avrebbe potuto abolire Equitalia che strangola i nostri piccoli imprenditori, in 100 giorni aveva la possibilità di sforare il 3% per poter investire nel nostro Paese e di mitigare il pareggio di bilancio per creare occupazione. Ne ha avuto l'opportunità, non l'ha fatto. Da Presidente in carica del semestre europeo avrebbe potuto pretendere di mitigare i vincoli economici che ci strozzano, ma di fronte a una vittoria per un Paese si è accontentato di una vittoria personale. Commoventi le lacrime della Mogherini, baciate dalla Reo Fortuna ed effettivamente c'è da piangere. I cittadini italiani sono anni che versano le loro lacrime e mentre voi gioite per aver ottenuto una carica inutile che somiglia tanto a un contentino, affidate le sorti economiche del Paese a chi ci vuole ridurre come la Grecia. Mentre lasciate il campo alla Germania, alla Finlandia, al Lussemburgo, tra l'altro vostri alleati in Europa, e questo è un colpo di genio, fate una campagna elettorale contro l'austerity e contro le direttive europee e poi vi alleate proprio con i loro più forti sostenitori. Complimenti. Mentre fate tutto questo, i cittadini italiani versano le loro ultime lacrime appesi ad una corda e i più deboli davanti a una slot machine, sperando in un futuro migliore che non arriverà mai. E per finire, come se non fosse già sufficiente, il debito pubblico continua ad aumentare. Nell'ultimo trimestre è aumentato di 10 miliardi di euro per finanziare la sua trovata elettorale degli 80 euro e avete aumentato il debito. E non saranno sufficienti le prostitute, i tossicodipendenti, i contrabbandieri per alleviare questo pesante fardello.
Non sono i trucchi contabili e i numeri a dare il pane ai nostri cittadini, sono le misure concrete, quello che lei non ha fatto e quello che non è in grado di fare. Lei non può capire il fastidio che provo nell'ascoltare la sua propaganda. La sento parlare di sprechi, tagli, giovani, scuola, giustizia, salute, lavoro, economia, ricerca, ambiente, strade, Expo, TAV, banche, ma è solo fumo. Lei non ha la più pallida idea di che cosa voglia dire non arrivare a fine mese. Dire no a un gioco per il proprio figlio, altrimenti non può dargli da mangiare. E cosa significa fare i conti al centesimo quando si è al supermercato per poter pagare il conto. Non mi vergogno a dirlo, ho avuto momenti nella mia vita in cui ho dovuto affrontare tutto ciò. Esattamente come milioni di cittadini italiani stanno vivendo e sopravvivendo esattamente oggi in questo paese. E mentre lei parla di spending, dall'altra parte spende 1.000 euro a notte per la sua vacanzina. Modesto il ragazzo. 1.000 euro a notte per la vacanza. 1.000 euro non li prendono al mese nemmeno i pensionati italiani che sono miseramente fermi ad una minima irrisoria di 595 euro al mese. Perché non aumentate le pensioni? Perché neppure gli 80 euro date ai pensionati? I cittadini hanno bisogno di risposte immediate e a nome loro le chiedo di rispondermi puntualmente e possibilmente qui in aula e non a mezzo tweet. Se non sa la risposta a questa domanda e a quelle che le ho posto prima, può smessaggiare tranquillamente con Padoan, ma deve agli italiani una risposta esaustiva. Nel frattempo, che ci pensa, glielo proponiamo noi un patto di 1.000 ore, non di 1.000 giorni, 1.000 ore, 40 giorni. E questo è il tempo che serve a questo Parlamento per abolire l'IRAP, aumentare le pensioni tagliando quelle d'oro e istituire il reddito di cittadinanza. Il Movimento 5 Stelle è pronto a farlo. Ma prima delle sue risposte ho un altro paio di questioni delle quali vorrei parlare, tanto per descrivere il livello del suo governo. L'indegna corsa per eleggere Vitali, plurinquisito per falso ideologico e abuso d'ufficio, e Violante, la cui fama ovviamente lo precede e sul quale c'è ben poco da aggiungere, quali membri della Corte Costituzionale, è una vergogna. Vi dovete vergognare solo a pensare di poter mettere queste persone nelle istituzioni. Vergognatevi. Inoltre, il decreto giustizia, che come massimo cruccio è quello di inserire la responsabilità civile per i magistrati, quando la magistratura tutta, da anni, ci dice e ci consiglia le misure necessarie per ridurre e accelerare i processi. E the last but not least, l'ultimo ma non meno importante, traduco perché so che ha qualche problema con l'inglese e vorrei capisse bene quello che le sto dicendo, il decreto sblocchi Italia, grandi opere e trivellazioni. Lei, il rottamatore, quello della svolta buona, dell'Italia cambia verso, ha il coraggio di portare in Parlamento un decreto del genere. Qui non si sta parlando di benaltrismo, non è che ci vuole ben altro, ci vuole semplicemente un minimo di pudore e di coscienza. Non ci racconti che il suo sblocco Italia dà lavoro agli italiani. Con le grandi opere lei dà lavoro al sistema corrotto e criminale che abbiamo visto essere colluso con gli stessi partiti. Sta già dimenticando forse gli arresti nell'ambito del MOSE e gli appalti di Expo dati all'Andrangheta? Con le grandi opere lei alimenta la mafia. Con tante piccole opere di riqualificazione del territorio, come proponiamo noi del Movimento 5 Stelle, alimenta la vita dei nostri cittadini onesti, salvaguardandoli dai drammi che con cadenza mensile siamo costretti a commemorare in quest'Aula. Il suo decreto sblocca Italia spinge le trivellazioni chieste dai suoi presidenti di regione e per far soldi con il petrolio regala 15 miliardi ai suoi amici petrolieri. Danneggia l'ambiente, mette a rischio la nostra vita e quella della terra che ci ospita a scapito delle energie rinnovabili. Vede, signor Presidente, con questo mio discorso noi vogliamo aiutarla. Le vogliamo dire che ha sbagliato, dove ha mancato e le abbiamo fatto anche alcune proposte. Forse non se le merita. E dall'altro della sua magnificenza e saccenza non prenderà in considerazione neanche una virgola di tutto quello che le abbiamo detto. Ma lo facciamo lo stesso. Lo facciamo per la nostra terra, per il nostro ambiente, per il nostro paese e per i nostri figli. E signor Presidente, se queste cose non le farà lei, le farà al suo posto il prossimo governo, il governo del Movimento 5 Stelle.